Con l'ingegnere Alessandro Lima, esperto in balistica forense e infortunistica stradale, abbiamo parlato di sicurezza sulle arterie stradali e in particolare gli abbiamo chiesto che cosa si intende per sicurezza viadotti e quali sono le caratteristiche di una barriera sicura. Una barriera stradale ha due compiti, che sono quelli di evitare la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale e consentirne il reindirizzamento verso l'interno della sede stradale in caso di impatto. Da utente della strada da un lato, ma anche per quella che è la sua esperienza dal punto di vista professionale, la domanda sulla condizione generale delle strade in Irpinia, se c'è qualche criticità in particolare, l'esperto ha così risposto. In realtà le criticità esistono un po' su tutte le strade della rete nazionale, non solo su quella irpina. Purtroppo le normative che impongono la sostituzione delle barriere la impongono solo se si verificano alcune condizioni, ovvero quelle di ripristini di ampi tratti di strada o di lavori di manutenzione straordinaria su un tratto di almeno 80-100 metri, cosa che non avviene sempre. Però dall'altro lato, vi posso dire che è un momento in cui c'è una particolare attenzione sulla sicurezza stradale e in particolare sulle barriere, e molti enti, tra cui ANAS, Autostrade, si stanno prodigando per garantire, per aumentare il livello di sicurezza della nostra rete viaria. Se dovesse fare un bilancio sulla rete stradale della nostra provincia, come la riterrebbe? Ma guardi, io la riterrei comunque rispetto ad altre reti stradali di altre province, ma anche di altre regioni che per lavoro sto seguendo, vi posso dire che forse in Campania, in particolare in provincia di Avellino, siamo rimasti un attimino un po' più indietro rispetto ad altri. Consideri però che tutti i progetti vengono annualizzati, triennalizzati, quindi c'è anche un problema poi di come sono calendarizzati gli eventi, gli interventi in funzione degli studi che gli enti gestori delle strade portano avanti.